Volevo condividere un'esperienza che mi è capitata ieri. Vado da un collega, parliamo di lavoro e fra le altre cose chiacchieriamo del party, il business party che ha dato qualche settimana fa. In questo party gli ho presentato un collega comune e io pensavo i due non andassero d'accordo e invece ieri mi ha detto guarda, lui è una persona eccezionale, mi piace tantissimo. Io, sì, brava persona, niente da dire, però eh, lavora anche bene tutto, però io non lo vedo così mega eccezionale. Allora gli ho detto, senti, ma co cos'è che ti è piaciuto? Poi guarda, l'ho osservato molto bene perché ha la faccia un po' de del mariolo. Eh, poi, niente, è arrivato con moglie, macchina e seggiolino nella macchina, il seggiolino è sceso un bambino tanto carino. Dico, ascolta, passa tempo col bambino. Cioè, non è che devi fare, fare affari con lui perché il bambino è, è dolce. No, perché uno, e qui è il punto, il punto centrale che voglio condividere con voi: uno che ha un bambino, una famiglia, eccetera, è sicuramente una persona della quale fidarsi: ha ah, lì ho deciso che farò affari con lui. Ma siamo sicuri di sta roba? C'è cioè, questo fascino del padre di famiglia. Allora ho cercato un po' in eh, siti giuridici eh, il, il padre di famiglia, perché è questa figura che anche giuridicamente viene non ufficialmente però riconosciuta. E, se prendete un libro di diritto privato, la, 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 la terminologia padre di famiglia, il buon padre di famiglia, è citata almeno tre volte a pagina. Vi leggo cosa, eh, cosa dice. Il buon padre di famiglia è colui che ci tiene, ci tiene messo fra, fra virgolette, e che è premuroso, colui cioè che fa di tutto pur di realizzare l'interesse dei figli, il che significa che gli assume un impegno a conseguire quanto più possibile il risultato promesso, cioè io mi fido più di lui che dell'altro. Se io oggi vengo a farti vedere una casa in cravatta, con una macchina da bacchettone e il seggiolino dietro, magari mi porta anche il bambino come strumento di vendita, e sarà più facile venderti la casa che non se vengo con la magliettina da 599 con io oggi sono in moto in giro e mi presento oggi avrò una visita la farò così con con, con la moto e questo casco senza bambino senza seggiolino e senza insomma leggendo cosa c'è scritto sul sito giuridico sono un delinquente allora io a te che sei dall'altra parte de dello schermo è più facile, compreresti eh, a, a parità di prodotto più da quello lì che da me, ma io non lo so, io queste cose, a me sembrano, sembrano retaggi eh, di, 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 di insicurezze passate che ormai dovrebbe, cioè insicurezze passate no, no, non della persona di se stessa, ma de, della società, sono tutti dei, dei delinquenti, allora beh, quello che ha fatto un figlio almeno non scappa via». E questo è quello che mi ha detto il, il collega ieri. Ma sai cosa? Qui a Tenerife ci sono un mucchio di persone che stanno qui un anno, eh, cercano di fare business, non ci riescono, vanno via. Se questo è un figlio, eh, questo rimane qua. Da notare che questo il figlio l'ha fatto da un'altra parte, poi è venuto qua. Cioè, questo sarà un anno e mezzo, due che è qua. E il figlio ne ha molti di più. Per cui è già andato via, cioè può andare via anche da qua. E, è questo nel business, è questo un, un, una caratteristica da apprezzare in un businessman che ha fatto il figlio quindi è obbligato a stare qui? Quindi obbligata a trattarmi bene, ma anche se fosse io, non voglio una persona che sia obbligata a trattarmi bene, io voglio una persona sincera che mi tratti bene. Trattare bene vuol dire lavorare come c'è scritto lì, no? realizzare l'interesse dei figli, ma non dei figli, realizzare eh, l'interesse altrui in generale, del prossimo, il che significa che si assume l'impegno a conseguire il risultato promesso in generale e secondo me non c'entra niente, se si presenta in maglietta, col casco o con la macchina, col seggiolino dietro. Siete d'accordo con me o sono su, 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 sulla via sbagliata? Eh, ditemi cosa ne pensate qui sotto perché mi sembra un argomento, io pensavo fosse chiara, questa cosa invece probabilmente è chiara solo nella mia testa. Eh, se qualcuno non la pensa come me, anzi anche se qualcuno la pensa, insomma, scrivete cosa ne pensate qui sotto perché sembra un argomento molto controverso. Se ti è piaciuto questo video non dimenticare di iscriverti al canale cliccando qui e di attivare la campanella, in questo modo ti arriveranno le notifiche per i nuovi video che pubblicherò.